Buon pomeriggio e benvenuto a Piero Guseo, Senior Institutional Sales di Leverage Shares. Piero, buongiorno. Sì, ciao, ciao Giacomo e un saluto a tutti gli spettatori che ci stanno seguendo in questo momento. E allora, con te appunto parleremo degli ETP a leva e dell'argomento trading. Adesso cambiamo anche il titolo in sovraimpressione, ovviamente con l'aiuto della regia. Però, insomma, prima di cominciare la nostra conversazione, ti chiedo come, insomma, quali possono essere le attese per quanto riguarda la riapertura di Wall Street. Ieri, protagonista di un'apertura che sembrava potesse presagire un forte rosso, e invece poi, grazie ai FANG in particolare, c'è stata una chiusura decisamente meno problematica, meno disastrosa di come abbiano chiuso invece, ad esempio, i mercati del vecchio continente. Insomma, il Nasdaq, per citare il solito indice, ha chiuso in territorio positivo. Insomma, oggi cosa potremmo aspettarci? Ma sicuramente i mercati spesso ci sorprendono, abbiamo visto appunto ieri, anche se in realtà sappiamo che certi movimenti avvengono quando, diciamo, i dati sorprendono un pochettino quelle che sono le aspettative. Quindi non è molto facile, diciamo, poter dire quale sarà l'apertura di Wall Street. Certamente impressione è il fatto che lo Standard & Poor's abbia chiuso leggermente negativo, con appunto, come dicevi tu, il Nasdaq positivo, e che anche la performance da inizio anno di entrambi, diciamo, soprattutto del Nasdaq a più 18%, di entrambi gli indici siano ampiamente positivi, malgrado quello che stiamo vivendo. Tra l'altro anche il recupero dai minimi è stato, direi, notevole, con dal 45 addirittura sopra il 50%. E un'altra cosa che sorprende, direi, anche l'andamento dei tassi di interesse americani, perché comunque è vero che c'è stata l'azione di politica monetaria della Federal Reserve. Però sicuramente, diciamo, mentre i mercati azionari si sono mossi, diciamo, a rialzo, quindi facendo intravedere, diciamo, un atteggiamento positivo da parte degli investitori, diciamo, la curva dei tassi americana invece sorprende al contrario, nel senso che, diciamo, va a stimare ancora uno scenario di debolezza, diciamo, dell'economia americana. E allora, questo per quanto riguarda i mercati americani, insomma, quello che ci attende. Interessante anche la tua osservazione sui tassi di interesse. Allora, veniamo a quello che accade a livello di Leverage Shares, che è appunto la compagnia che rappresenti, di cui sei, insomma, il responsabile dell'area Italia. ETP a leva e trading. Di cosa parliamo esattamente, insomma, e qual è il mercato a cui vi rivolgete? Dunque, come Leverage Shares siamo una società che è nata nel 2017 e abbiamo emesso tutta una serie di ETP. La cosa particolare di questi prodotti, innanzitutto, ovviamente sono tutti prodotti short and leverage, cioè vanno a sfruttare una leva finanziaria sia positiva e quindi anche con un fattore sopra, diciamo, a 2 o 3 volte, diciamo, l'andamento del sottostante, sia anche la parte short con un fattore appunto di meno 1x. Questi ETP sono particolari perché la novità, diciamo, rispetto, diciamo, agli altri prodotti che si trovano nel mercato, sono che diciamo, il sottostante sono singole azioni americane, quindi principalmente blue chips sono le azioni americane più conosciute e più negoziate, diciamo, nelle borse, quindi questo è sicuramente il primo aspetto particolare, perché siamo abituati a vedere prodotti short and leverage, o comunque in generale ETF, che invece abbiano come sottostante generalmente indici, tranne magari sulla parte commodities, dove alcuni prodotti lavorano su singole materie prime. I nostri sottostanti sono appunto, come dicevo, blue chips americane. Abbiamo 18 sottostanti differenti e utilizziamo appunto ETP a leva meno 1, a leva 2 e a leva 3. Tutti i prodotti, in realtà sono 40, sono quotati dal London Stock Exchange, ma abbiamo in programma entro brevissimo una quotazione in Euronext Amsterdam e in Euronext Parigi. Un'altra particolarità molto interessante dei prodotti di Leverage Shares sono sicuramente, diciamo, anche il fatto che la leva è costruita fisicamente, quindi noi andiamo ad acquistare direttamente i titoli sottostanti, non andiamo a utilizzare derivati per la costruzione dei prodotti. E l'altra particolarità è che tutti gli ETP sono negoziabili in 3 differenti valute, quindi gli ETP negoziati a Londra sono negoziabili sia
in sterline, sia in euro che ovviamente nella valuta base del sottostante, che sono i dollari americani. Poi magari se vuoi andiamo a approfondire alcuni aspetti di questi prodotti. Abbiamo tempo, sì, abbiamo ancora 6-7 minuti per farlo, quindi volentieri. Io insomma mi sono anche già posizionato su alcune immagini, insomma, alcuni materiali che hai provveduto a fornirci, e poi insomma poi dalla regia vedremo anche alcune immagini come da utilizzare, insomma, come macchia, come diciamo noi in gergo, per accompagnare la nostra chiacchierata. Dunque, insomma, 40 prodotti quotati a Londra. Vi apprestate a entrare anche in Amsterdam e successivamente Parigi? Per l'Italia aspettiamo ancora un pochino, diciamo così. Per l'Italia stiamo ancora aspettando, ovviamente essendo nati nel 2017 abbiamo una serie di step da svolgere prima, però ovviamente il mercato italiano è un mercato che ci interessa tantissimo. Tra l'altro ovviamente tutti gli investitori italiani possono andare ad acquistare i nostri prodotti quotati anche in borsa estere tramite brokers o tramite magari il proprio istituto bancario. E Certo. quindi possono utilizzare i prodotti per la costruzione, ovviamente per andare a investire sulle blue chips in un modo particolare. Perché in realtà, diciamo, i prodotti utilizzando una leva finanziaria, il primo utilizzo, diciamo, che viene in mente è quello del trading, cioè quello di andare a sfruttare la volatilità e le notizie price sensitive giornaliere per andare ad avere una leva finanziaria che ci possa permettere di sfruttare le proprie convinzioni, cioè il fatto che ci possa pensare che il titolo vada su, oppure addirittura poter andare a utilizzare, diciamo, dei prodotti che fondamentalmente sono delle vendite allo scoperto cartolarizzate, insomma. Quindi in questo senso qua la possibilità di utilizzare anche la parte short permette anche di scommettere al ribasso i mercati, ma l'utilizzo, diciamo, a nostro avviso non è solamente quello del trading, quindi di andare in un certo modo a sostituire un trading utilizzando, diciamo, i CFD per esempio, ma anche poter utilizzare questi prodotti innanzitutto perché la leva finanziaria permette di ottenere non solo delle performance potenziate, ma anche un'esposizione desiderata, quindi la possibilità di utilizzare un capitale minore per andare a costruire una posizione che abbia un target, diciamo, di esposizione all'interno del portafoglio. Ovviamente per gli investitori un po' più sofisticati, appunto la leva, soprattutto quella short, permette di andare anche a coprire delle posizioni all'interno del portafoglio, e la parte long invece, per esempio, di andare ad affiancare delle strategie buy and hold. Per esempio, se si detengono i titoli sottostanti all'interno del proprio portafoglio, considerando che sono i titoli maggiormente negoziati nella borsa americana, i nostri prodotti permettono quindi di o andare a potenziare, diciamo, l'esposizione andando a sfruttare per esempio un buon momentum del titolo sottostante, oppure di utilizzarli per esempio per potenziare e velocizzare, diciamo, il recupero del sottostante in seguito a un pesante drawdown, come abbiamo visto, diciamo, in questo ultimo periodo, successivamente, diciamo, ai minimi raggiunti per effetto del Covid. Sicuramente, ovviamente, i prodotti, essendo basati quindi su blue chips americane, sono sicuramente, diciamo, utilizzabili per queste strategie. Ulteriori strategie, per esempio, che si possono creare utilizzando i nostri prodotti, quindi sia la parte long che la parte short, è quella, per esempio, di andare a creare strategie market neutral. Quindi strategie long short, che quindi non si distaccano un attimino dall'andamento del mercato, ma forniscono, diciamo, la performance basandosi, diciamo, sui differenziali di rendimenti tra le posizioni short e le posizioni long all'interno, create così con i prodotti. Abbiamo visto, insomma, che i nostri prodotti, la parte principale dei prodotti è il fatto che siano costruiti con acquisto del sottostante. L'acquisto del sottostante viene costruito, diciamo, abbiamo riassunto con quel diagramma come viene costruito il sottostante nei nostri prodotti con l'acquisto fisico. Quindi abbiamo, diciamo, fornitori di margini per andare, diciamo, a comprare, diciamo, per andare a creare proprio la leva del prodotto, oppure, per esempio, utilizziamo sia un prestatore di margini che un broker che presta poi i titoli per andare poi ad effettuare e a creare la leva su una vendita allo scoperto. Quindi sicuramente questi prodotti sono dei prodotti altamente liquidi,
sono dei prodotti che non incorporano quel rischio di credito che hanno altri prodotti che invece hanno una replica sintetica, così come si suol dire, del sottostante. Generalmente qua in Europa andano a utilizzare contratti swap total return con una controparte finanziaria che crea appunto questo rischio di credito per i nostri prodotti assolutamente limitato, in quanto andando a comprare direttamente il sottostante c'è diciamo una copertura, una collateralizzazione del rischio tramite appunto l'acquisto del sottostante o la vendita dei titoli, quindi la liquidità che si ottiene tramite la vendita dei titoli allo scoperto. Quindi sicuramente questi prodotti ovviamente richiedono una certa conoscenza, però riteniamo che possono essere perfetti, diciamo, sia per un'attività di trading, sia per una gestione del portafoglio, quindi per una gestione dei prodotti, l'utilizzo dei prodotti all'interno di fondamentalmente di wrap, se parliamo di istituzionali, o dei portafogli dei singoli clienti, insomma. E allora, insomma, questo è un altro sicuramente spunto approfondimento interessante, perché questa è la settimana del trading e perché appunto questi prodotti si applicano perfettamente su questa attività. E allora senz'altro ci aggiorneremo presto con Piero Guseo, che è Senior Institutional Sales di Leverage Shares, per parlare ancora di ETP a leva e il trading, un po' per vedere un po' come sarà magari l'ingresso appunto in Amsterdam e Parigi, e poi insomma per aggiornamenti su quello che concerne il mercato italiano. Insomma, come detto, gli investitori possono già provvedere a rifornirsi, insomma, di questi strumenti finanziari, di questi prodotti finanziari di Leverage Shares. Piero Guseo, grazie ancora e buon lavoro, a presto. Grazie a te, Giacomo. Permettimi di concludere velocemente dicendo che sì, sul nostro sito appunto c'è la possibilità di andare a approfondire tutti i singoli prodotti, e che in un periodo in cui l'industria finanziaria crea sempre di più prodotti finanziari, capire la valenza al meglio di tutti questi strumenti alla fine è la prima leva che abbiamo nelle mani dei nostri investimenti. Assolutamente, leverageshares.com è il sito internet di riferimento a cui appunto alludeva Piero Guseo. Grazie ancora Piero, e allora buon lavoro. Grazie, saluto a tutti, grazie pertanto. Allora, ci fermiamo ancora per un breve break pubblicitario, al rientro parliamo di Wall Street ovviamente, e cerchiamo anche di mettere a fuoco i titoli migliori e peggiori in questo momento, tra poco.